desert, and I'm in the sky. My desire for the time, and I'm still alive. I wake these walls, no limits and home gates. Don't know what I'm searching, don't know what I'm living bright. Lie outside. Sentiranno la mia voce, la mia compagnia. Io ho mandato quest'annuncio che oggi erano le 5:30, mi sono anticipato, ma sarei stato sul mio sito. Chi voleva parlare con me per qualche informazione poteva chiamarmi. Per quale motivo? Perché in questo momento è una diretta, chi vuole parlare con me può formulare il numerino e io lo mando subito in diretta. In privato invece sono per le persone che, non dico che già mi conoscono, ma per le persone che hanno veramente un problema, che già mi conoscono e allora mi chiamano solo per dire: Marta, ci ho pensato, voglio avere un consulto completo, Marta, ho bisogno del tuo aiuto, aiutami. Oppure prendiamoci un appuntamento, vengo io da te, vado io da loro, non è un problema. Voi lo sapete benissimo che io mi sposto normalmente, se la persona non vuole venire da me, io vado io da loro. Perciò con calma voi chiamatemi e io vi mando in diretta. Per le persone invece che non sono interessate all'astrologia, non sono interessate alla cartomanzia, che io ho mandato anche l'invito e che non gli interessa, possono anche uscire dal gruppo, diciamo, perché io se ho mandato una richiesta l'ho mandato solo per questo motivo, per farmi pubblicità del mio lavoro, di quello che sa fare e fargli vedere quello che so fare. Non ho mandato l'amicizia per chattare, per parlare, per fare altre cose, no, io non sono il tipo. Io ho accettato e ringrazio le persone che hanno preso la mia amicizia e basta, niente altro. Se mandate dei messaggini o delle cose io non vi rispondo, sono molto onesta, non per qualcosa, a parte che non ho il tempo, perché normalmente io lavoro, grazie a Dio, non mi manca niente, ho tante persone che aiuto
non ho il tempo neanche a volte di andare a guardare al telefono. Ci guardo, a volte mi arrivano delle telefonate, dopo 2 giorni vado a vedere chi è, mi dicono: Marta, non mi hai risposto, non mi hai chiamato. È proprio perché io sono fatto così, dico, se una persona ha bisogno di me, fa il numero e parla con me, non mi piace scrivere, messaggiare, non ho questo modo di lavorare. La cosa bella è che quando una persona invece ha bisogno di me, basta che mi chiama e dice: Marta, io in questo momento ho bisogno di te e sono a disposizione. Il telefono è sempre, se lo vedete occupato, ci provate dopo, non significa che io non rispondo al telefono, lo sapete benissimo. Le persone che mi devono chiamare lo sanno già quello che io desidero dalla persona, che siano chiare, hanno l'idea in testa di dire: Marta, io ho questo problema, mi vuoi aiutare? Non indecise, le persone indecise io non le comprendo, dico prima decidete quello che volete fare, perché la persona deve essere decisa quando parlo con me, dice: Marta, io ho un problema, ho bisogno di essere aiutata, fammi capire se devo continuare questa storia con questa persona. E normalmente dovete avere le idee chiare, perché se siete confusi, normalmente, se anche vi do un consiglio, il consiglio lo buttate, vi entra da una orecchia e vi esce dall'altro, questa è la cosa. Perciò io dico, quando mi chiamate siete convinti di quello che volete. L'unica cosa che io chiedo sempre, non vi dovete nascondere, perché se avete un problema di cuore, dice, mi dovete dire la verità, perché poi se lo scopro io che non mi state dicendo la verità è imbarazzante. Allora mi dite: Marta, io ho il mio compagno, sono sposata da 10 anni, da 15 anni, in questo momento ho conosciuto un'altra persona. Non c'è niente di male, l'importante è che siete chiari e mi dite se quella storia volete che vada avanti o si deve interrompere, però dovete essere chiari, perché ricordate una cosa, io quando poi apro le carte, vi faccio l'astrologia e mi esce la cosa, è brutto dirvi tu non mi hai detto questo, perché più sinceri siete nel momento che parlate con me, il consulto viene meglio, la risposta vi viene data a positivo, perché a volte quando sento dire no, io poi così non mi sono trovata bene, ma non è questo, perché se tu sei una persona difficile neanche nel modo di parlare, di far capire alla persona di quello che hai bisogno, normalmente inizia a far innervosire anche la persona che ti vuole aiutare, perché ci sono a volte delle persone che hanno vergogna di dirlo, ma non esiste, perché la vita è vostra, cioè se voi avete delle idee vostre, perché uno ve le deve modificare oppure deve dire stai sbagliando, non esiste proprio, perché noi non dobbiamo giudicare nessuno, specialmente noi che facciamo questo lavoro serve a far capire alla persona come si deve comportare, come deve fare e tante altre cose. Perciò non avete paura di niente, l'importante è che siete sempre sinceri, la sincerità è la cosa più bella che esiste, non nascondetevi dietro i problemi. Vedete, io quasi non dico sempre la stessa cosa, però ve lo faccio capire anche in modo diverso. Nascondere dietro i problemi porta alla depressione, porta alla stanchezza, porta a isolarsi, non esiste, anzi voi invece dovete subito mettervi in moto. Se vedete una giornata, può succedere che uno si sente un poco giù, capita pure a me, non vi preoccupate, cammino la mattina mi sveglio un poco giù e quella giornata va giù, ma il giorno dopo io poi sono grintosa e mi sono dimenticata di quella giornata che è andata male. Così deve essere anche per voi, amiche mie, se vedete che quella mattinata vi va giù, la mattina prossima è già da preoccupare, dovete dire: cosa mi è successo, c'ho qualcosa che non va. E allora questo è il motivo, non vi abbandonate, perché poi quando più giorni passano che voi vi abbandonate, poi non riuscite più alla vostra risalita. Questo è un consiglio che do a tutte le donne. Mi raccomando, amiche mie, non buttatevi giù. La vita è un dono, la vita bisogna viverla, la vita bisogna lottare. Lo so, a volte in una famiglia ci sono dei problemi, ci può essere un problema che una persona ha perso un familiare e normalmente quella cosa la buttate giù. In una famiglia un familiare deve avere un'operazione e si è buttato giù. Però normalmente, voi sapete benissimo, quando si sta vicino a una persona che soffre, non bisogna che voi state male, perché non si deve far capire alla persona che soffre che la persona sta male, anzi voi gli dovete dare il coraggio di aiutare la persona, anche se sapete che quella persona in quel momento ha bisogno d'aiuto. Dovete darvi voi la forza, perché il dottore aiuta a farla stare bene.
Bene, ma voi che ci siete accanto dovete dargli la forza di uscire da quel momento, brutto momento. Questo è il consiglio che gli do. Normalmente avviso che le linee sono libere, amiche mie, le linee sono libere, non si paga niente, solo una piccola telefonatina, mi potete chiedere tutto, ma io lo ripeto tutti i giorni, lavoro, problemi di amicizia, problemi di lavoro, problemi di amici, problemi d'amore, ma non di salute. La salute non me la chiedete perché io non vi do una risposta, anche se voi mi dite come è andato l'intervento, come no, no, di salute dovete andare dal medico. Anzi, non ve ne state mai di uno solo, perché questo è il consiglio che posso dare. Sì, ve lo do perché questi consigli li do. A volte quando si va da una parte, da un medico, gli dice qualcosa, io sono sempre una persona che se mi dicono c'è un problema, di andare sempre a vedere se un'altra persona gli dice la verità, non perché io non mi fido, però sono fatta così. Bisogna sempre chiedere più di uno e poi fare il confronto di chi vi dà fiducia e poi iniziate il percorso di farvi guarire. Questo è un consiglio. Vedete, i miei consigli sono così, sono diciamo umani ad aiutarvi ad andare avanti, a non affondare, come si dice. Va bene? Bene, io la prima cosa devo salutare tante persone che mi hanno chiamato in privato. Lo so, dite Marta, non ci riusciamo. Marta, è una sola domanda, mi puoi dare una risposta? No, amica mia, io sono di principio, sono 20 anni che faccio questo lavoro, sono felice di farla, metto il mio viso, il mio modo di essere, perché non è facile stare qua e farmi guardare in tutto il mondo, perché poi vado a controllare quando io faccio la diretta, non è che ne siete uno, potete essere 300, 400, ve lo posso assicurare perché non... Saluta Franco Bela. Saluti a Franco Bela, un bacione grande. E allora vi stavo dicendo, io lo so che voi ne siete tanti, che vi piace ascoltare anche la mia voce, perché questo poi me lo mandate nei messaggini, che dice che sono una persona che vi calma proprio. E questo mi fa piacere perché a volte anche avete ragione, perché io se mi metto a guardare la televisione e ci sta qualcuno che mi fa agitare quando sento parlare quello, io giro canale. E così potete fare anche con me, se non vi piace potete anche andare a guardare qualche altra cosa. Però normalmente io lo dico sempre, quando si guarda una persona e si ascolta una persona, bisogna anche, ecco, che voi chiamate, non perché io dico chiamate, per far capire alle persone, quando uno chiama una persona e parla con una persona che si occupa di astrologia o fa cartomanzia, per quale motivo? Noi vi diamo un assaggio nella diretta, vedete? Questi sono assaggi per far capire che la persona che chiama non la conosciamo. Cioè io, se adesso arriva una telefonata, può arrivare da Napoli, da Torino, da Milano, dalla Germania, dalla Francia, da Saluta dovunque. Giulio Gioia. Un saluto a Giulio Gioia, un bacione. Allora, vi stavo dicendo, ogni persona che mi chiama io non la conosco, anzi, io a volte preferisco fare il consulto sempre a persone che non conosco, perché dico, quella persona sa che io non so niente di lui. Ecco per quale motivo io adesso sto facendo una diretta, proprio per qualcuno che dice, io vorrei chiamare quella signora per vedere che sa fare, che dice, che non dice. Perciò provate a fare questo numerino e io, basta una sola domandina, mi date il vostro segno zodiacale e controlliamo un poco il vostro problema. Nella diretta si fa proprio per far capire alla persona se si può fidare. Ecco, poi, perché una entra nella di diretta e 300 mi stanno guardando la risposta che io sto dando. E così voi riuscite a capire se fidarvi. Queste sono le nostre intenzioni, a dare questo, io vi sto dando un messaggio. Il mio messaggio è questo. È vero che io faccio questo lavoro da 20 anni, è vero che io sono stato sull'899, sull'166, sull'144, ho lavorato in parecchie aziende, ho lavorato in parecchie emittenti. È normale che parecchi di voi non mi hanno visto, mica io pretendo che mi avete visti tutti, no. E allora parecchie persone dicono, vabbè, questo è uno di tante che ci sono, che fa, non sappiamo che fa. Invece il mio messaggio è farvi capire che dovete chiamare per capire se vi potete fidare. Perché i vostri problemi, voi ve li tenete per voi, io non ve li tolgo. Io vi posso solo dare dei consigli, ma se ognuno di noi ha un problema e se lo tiene per sé, rimane per sé. Chi lo sa, come vi aiutiamo? Come tante persone a volte cercano aiuto. Perché cercano aiuto? Perché non possono uscire da quel problema.
E allora devono cercare di farsi aiutare, non di rimanere isolati dal mondo, perché quando uno si isola poi incomincia la depressione, si allontana dal compagno, dalla famiglia, dai figli, e proprio per questo motivo, perché dice, vabbè, io ho avuto un problema e mi sono allontanato. Questo è sbagliato, amiche mie. Io vi do questo consiglio. Anche se non mi volete chiamare, non mi chiamate, però non vi abbandonate. Non ve lo so che ci sono tanti problemi, problemi veramente, stiamo passando dei brutti momenti, che per parecchie persone non possono andare a fare neanche la spesa per mangiare, questo ve lo posso assicurare. Problemi, di tutto, problemi di lavoro, per avere un lavoro. Adesso chi ha un lavoro ha un tesoro, vi dico tutto. Non è come prima, dice che aveva un amico. Ha un tesoro, adesso dobbiamo dire che ha un lavoro, se lo tenga perché è un tesoro. Io a volte vedo, vedete, io guardo molto la televisione, guardo molto commenti, a volte vedo queste persone che hanno un posto fisso e non se lo sanno tenere. E a me dispiace perché ci sono talmente, talmente tante persone senza lavorare, tanti giovani, tante persone che arrivano a 50 anni e vengono buttati fuori. E poi chi ha un posto statale fa anche qualcosa di male, come tante persone che lavorano in questi centri e maltrattano le vecchiette. Guardate, è una cosa bruttissima. Allora, se voi non avete, se siete un po' esauriti, non ce la fate a portare un passo, prendetevi un'aspettativa. L'aspettativa significa che non state bene, volete stare a casa e date il tempo che prendono un'altra persona al posto vostro. Perché può succedere, chi ve l'ha detto, che una mattina vi svegliate e state nervosi, però nel momento stesso che voi vi prendete un impegno, andare a lavorare, a accudire delle persone anziane, voi in quella mattina i vostri problemi li dovete lasciare a casa vostra, amici miei, non ve li dovete portare appresso, perché poi portandolo appresso quella persona anziana voi non la state aiutando, ma la state mettendo giù, e no, questo è sbagliato. Perciò io lo dico sempre a tutte le persone che hanno un lavoro, sappiatelo tenervelo, perché per me è come un tesoro, perché oggi cercare un lavoro e dare la possibilità di lavorare a delle persone è tutto fermo. Ok? È una cosa che io volevo dire già, in questo momento mi sono messa a parlare e ve l'ho detto, però sono cose che veramente dovete valutare bene le cose, perché poi una volta che fate queste cose è brutto per voi e anche per le persone che vi sono vicine, perché loro, ecco, voi siete una persona che lavora in una famiglia, dipendono da voi e fate un casino del genere, poi quella persona subisce la persona che è accanto a voi. Pensateci, pensateci bene. Allora, amici miei, la diretta è libera, lo so, mi sono anticipato un poco prima perché purtroppo, vi parlo chiaro, nello studio dovrebbero arrivare delle persone. Allora, normalmente non possiamo occupare lo studio dopo le 6:30, prima delle 6:30 dovrei finire e abbiamo iniziato un poco prima. Chi vuole entrare nella diretta lo può fare, la diretta è liberissima. Io non... Potete dire che siete un'anonima. Non mi volete dire da dove chiamate, non ha importanza, l'importanza è che mi date il vostro segno. Per quale motivo? Perché voi lo sapete benissimo, io da anni che mi occupo di astrologia, tramite il segno riesco a capire la persona, come è fatta, che modalità di modo di fare, se è una persona sincera, se è una persona che si può fidare. Tante tante di quelle cose. A volte voi dite, vabbè, io sono nato il mese di giugno, può essere mai, che succede? Stanno 1.000 persone che sono nate il mese di giugno. No, non è vero, perché ognuno di noi nasce in un'ora, un secondo, anche un secondo di spostamento che nasce un bambino, già è diverso dall'altro bambino. Perché si dice c'è la luna grande, la luna nera, la luna metà, la luna così, la luna così. Ci sono delle tante cose che nell'astrologia che si studiano e si fanno capire il carattere del persona. Ci possono stare 10 persone dello stesso segno, ma non sono uguali, amiche mie. Purtroppo io questa cosa lo studio da anni. Saluta collega Zaccarillo Sergio. Allora, un saluto al collega Zaccarilla Sergio, un bacione. E allora, vedete, tante di queste cose che noi dobbiamo mettere in azione sono fatte in questo modo: riuscire a capire prima la persona com'è, come è fatta, e poi intervenire. Voi lo sapete benissimo che io mi occupo di coppie scoppiate. Cosa significa? Questa è una battuta che io faccio da 20 anni. La coppia Come è scoppiata fatta? significa che E quando in un poi rapporto intervenire. si Voi lo sta sapete incominciando benissimo a che... logorare, si sta incominciando a disinnamorare, diciamo, ecco quella fatidica parola
una coppia si incomincia a disinnamorare. Allora, nel momento stesso, se tutte e due, la coppia, tutte e due dice abbiamo passato questi anni insieme, lasciamoci, a quel momento la coppia non si dice scoppiata proprio definitivamente, ognuno si fa la sua vita. Però, come sappiamo bene, quando una coppia scoppia, non è che scoppia insieme. No, allora chi è innamorato e chi non è innamorato, dobbiamo capire di fargli capire, di fargli accettare che quell'uomo non lo ama più, oppure quella donna, oppure che dice: senti, almeno io lo amo ancora, lo voglio ancora quest'uomo, non lo voglio perdere. Non è stata colpa sua, sono sicuro che un'altra donna si sia messa in mezzo. Marta, allontana quella donna dal mio compagno che io lo voglio. Allora a questo punto si interviene a far ricomporre la coppia, però sempre nel momento. Momento stesso che io controllo se i segni sono portati a stare insieme, perché nel momento stesso che una coppia, ecco, scoppia e finisce, c'è l'innamoramento e c'è l'infatuazione. Allora io devo prima capire se l'innamoramento è a vita o diciamo l'infatuazione dopo 2 o 3 anni. Vi parlo chiaro perché io l'ho studiato questa cosa, ci ho messo tempo a capirlo perché neanche io riuscivo a capire questa situazione. Perché io sono tanti anni che sono sposata e allora mi dicono: Marta, come hai fatto tu a resistere per tanti anni? Allora mi hanno detto: forse tu quando ti sei messa con tuo marito eri innamorata e sei ancora innamorata, perché dice le persone adesso 2 o 3 anni si lasciano. Per qual è il motivo? E ve lo spiego io. Perché adesso la donna o l'uomo che si mette a 27-28 anni con una ragazza inizia una storia, no? Ecco, allora a quel punto è molto più maturo, ma la maturità di una persona è diversa da una ragazza di 14 anni che prima, ecco, a 14 anni si metteva con un ragazzino, dice: questo è il mio uomo, questa è la mia vita e per tutta la vita. E parecchie persone, penso che in ascolto, io ho tante donne di 50 anni che mi stanno ascoltando. Allora quella signora diceva: nel bene e nel male io mi sono preso quest'uomo e me lo devo tenere per tutta la vita, giusto? Saluta Rosario Cortese. Un saluto a Rosario Cortese. Allora vi stavo dicendo, queste persone qua prima la vedevano in questo modo, dice: mi metto con un ragazzo, poi io mi faccio la mia vita, i miei anni di fidanzamento, mi sposo e mi devo portare la vita avanti. Invece adesso la generazione è cambiata perché c'è più vita, i ragazzi adesso escono, se ne tirano alle 2, alle 3 di notte, escono, si fanno dei giri, allora stanno bene. Loro normalmente, se in 2 anni fanno una vita di escono tutti i giorni, stanno bene, si divertono, altri 2 anni poi si sposano, al terzo anno si lasciano, perché hanno finito le batterie si sono finite, perché hanno avuto troppo dalla vita e normalmente non era più amore, ma è stata un'infatuazione. Ecco per quale motivo io dico sempre, prima di concludere il rapporto, di mettervi insieme, di andare in una chiesa a mettervi insieme, a dire stiamo per tutta la vita, pensateci prima. Perciò sono d'accordo per la convivenza, ve lo dico sempre. Io se dovrei, non è che sono scontenta, però se oggi io ho 2 figlie sposate, normalmente stanno benissimo, però io se dovrei dare un consiglio ai tempi che stiamo oggi, fate la convivenza, se va va, se non va va. Per quale motivo? Proprio perché l'amore è molto difficile, stare in coppia, ecco, non è facile portare un discorso dell'ego, è inutile che uno dice è colpa sua, è colpa di un altro, è proprio la generazione di questo momento che non ha più la sopportazione, non sopporta più, perché non gli piacciono i vincoli. I vincoli cosa significa? Che prima la donna si sposava, l'uomo la metteva a casa, stai a casa, fai i servizi, aspettiamo che nasce un figlio, mi cresce il figlio, se c'ho voglia stasera stiamo insieme, se c'ho voglia andiamo a mangiare la pizza, se c'ho voglia andiamo a fare questo. Allora era tutto l'uomo che manteneva diciamo, i bastoni in casa, diciamo. Invece adesso la donna no, è capace pure che la donna torni il marito a casa, stasera non c'ho voglia di cenare, andiamoci a mangiare una pizza. È diverso questa cosa, perché la donna dice: oh, tu hai lavorato 8 ore, io ho fatto 3 ore di lavoro e stasera non ho voglia di fare niente, andiamoci a mangiare una pizza. Ecco perché è cambiato il modo di pensarla. Perciò adesso, ecco, l'uomo dice: io sono stanca,
Non voglio uscire, la donna dice voglio uscire e incominciano i battibecchi. I battibecchi in una coppia sono proprio questi, amici miei, quando non c'è più che si capiscono. Non capire significa proprio questo, perché non stanno più agli ordini, le donne non si fanno più comandare, amici miei. Lo so, parecchie persone mi stanno ascoltando, mi dicono forse Marta ha ragione. Non avete paura di dirmelo, Marta stai sbagliando, Marta hai ragione, perché lo sapete, io sono un tipo, dico la verità. Purtroppo in questo momento le coppie perciò scoppiano, ecco, questi sono i motivi, come la vedo io, motivi che purtroppo hanno più libertà, dicendo questo modo, la donna è libera, la donna è prima, ad esempio, vi posso fare una cosa, la donna decideva di andarsi a fare i capelli, doveva aspettare che il marito l'accompagnava, se la poteva accompagnare, e la donna, vabbè, non fa niente, amore, non ci vado oggi, vado domani. Ora la donna che c'ha da vedere? Porta la macchina, è libera, dice: ah sì, non mi vuoi accompagnare, mi prendo la macchina e vado su. Allora, questa cosa a volte poi ecco, logora il rapporto del matrimonio perché diciamo l'uomo si sente messo un poco da parte e incominciano i guai, come state vedendo tutti i giorni, quante persone, quante donne vengono fatti fuori dai compagni perché hanno proprio questo modo di non accettare più le loro compagne in questo modo, a ribellarsi. Perciò, amiche mie che mi ascoltate, che avete dei compagni, perciò i segni sono importanti. Quando mi chiamate in privato e mi dite: Marta, io ho il mio compagno di questo segno, lo vedo un poco agitato. E allora ecco, io sono il tipo di dire: stai attenta, non fare questo sbaglio, non ti mettere contro il tuo compagno, non dar ragione al tuo cognato, a tua mamma, a tua suocera. Per quale motivo? Perché ci sono dei segni che a volte partono e via e fanno casino, non accettano se hanno ragione o se hanno bugia. Perciò io dico sempre: se avete dei problemi, chiamatemi e io vi do dei consigli. I miei consigli sono fatti in questo modo a farvi stare bene, a non portare litigi, a non a avere dei problemi con le altre persone. Quando si inizia un rapporto con un'altra persona, mia cara amica che mi stai ascoltando, e tu dici: vabbè, mai per un gioco, vabbè, mo mi vado a fare una passeggiata. No, questo è lo sbaglio più grande che fai. Allora, io ammetto che la coppia si può lasciare, però lascia prima il tuo compagno come si deve, fagli capire, dici: io non voglio, non voglio stare più con te, non mi piace stare con te, fagli capire e poi ti trovi un altro uomo. Ma non fare che ti trovi un altro uomo, stai bene con un altro uomo e poi lo lasci, perché non puoi sapere quella persona come la può prendere. Questo è il consiglio che io do a tutte le donne che mi stanno guardando. Lo so, sono una donna anch'io, può succedere a chiunque, un'infatuazione e un'altra cosa, però in questo caso io vi do questo consiglio, perché se nel momento stesso vi disinnamorate voi del vostro uomo, il vostro uomo non è disinnamorato di voi e potete avere dei grossi, grossi problemi. Perché l'uomo che si mette con voi, lui non ha niente a che vedere, perché lui già o si è lasciato con la sua compagna o ha problemi con la compagna, non se ne frega del vostro stato d'animo, di quello che potete passare voi dopo. Perché lui dice: sei tu che stai con me, sei tu che stai venendo con me, che me ne frega della tua vita privata? E allora, perciò cercate di non buttare all'aria la vostra vita è unica, poi come si dice, andare a lavare i calzini di un altro è meglio che lavate i calzini del vostro compagno attuale, perché i calzini del vostro compagno attuale sono sempre i calzini migliori, è il padre dei vostri figli, l'altro invece non sapete se poi quella persona può uscire migliore del vostro compagno, è come il melone può uscire bianco e può uscire nero. Che ne sapete se quella persona poi diventerà peggio del vostro compagno? Perciò state attenti, perché ve lo spiego, io parlo con tante persone in privato e ne sento di cotte e di crude, persone che si sono confidato con me, che hanno avuto delle cose brutte, brutte dagli uomini che non se l'aspettavano, ci hanno fatto mettere contro i figli, contro le persone, hanno avuto dei brutti momenti. Ci Perciò stanno quelli state che campano sulle donne, però, eh. attenti. Ah, già, è vero. E poi ci sono anche degli uomini che, ecco,
succedono e che mi chiamano, che delle donne le aiutano anche a vivere, le aiutano a campare, come si dice, dice, non ti preoccupare, ti mantengo io, che io, mo facesse, amiche mie, non esiste proprio, però purtroppo questo lo so, sì, è vero, dice, non ti preoccupare, ti do io da mangiare, ti pago io l'affitto, ti pago io questo, ti basta che stai con me, ci sono delle donne così che lo fanno, per me è sbagliata, chi lo fa per me è una donna che purtroppo, che come se lo tenesse incatenato quest'uomo, oppure per paura che quell'uomo torna dalla sua compagna, allora può darsi pure che questa cosa, io ve lo dico, ci sono delle persone che lo fanno, però io non la vedo bene, io vedo che la donna, allora se la donna, come la vedo io, o lascia un uomo o gli muore il compagno, va, facciamo così, sembra brutto, io conosco parecchie persone dopo i 60 anni, che purtroppo il signore si è preso prima il marito, come degli uomini che si sono prese le donne, le mogli, normalmente, a volte mi chiamano e dicono, Marti, io vorrei mettermi con qualche donna, ma purtroppo i miei figli non vogliono, e questo è, vedete, anche un altro problema. Diciamo questo che è più importante di quello di prima. Miei cari figli, che voi siete in ascolto, mo, se vostra mamma ha 60 anni, no? E il papà non c'è più, o l'ha lasciato, oh, il signore se l'ha chiamato perché cammai tutti quanti là. Mia cara figlia, che voi obbligate a una vostra mamma che non deve stare con un compagno, oppure che si deve vedere di nascosto. Io, ad esempio, ho due clienti miei che mi chiamano che le loro figlie non vogliono. Dice: no, Marta, io mi vedo col mio compagno di nascosto di mia figlia. Perché questa figlia no. Io non accettano che la mamma si fa una vita. Ve lo spiego io perché. Perché la figlia vuole che la mamma gli deve fare la servetta, gli deve andare a portare i figli a scuola, le deve fare i servizi, la deve cucinare. Questo vuole che la mamma gli deve fare. Ecco la cattiveria che esiste. Allora, se tua mamma, mica è stata colpa di tua mamma che il Signore si è preso papà. Lei, se la sente ancora di andarsi a fare una gita, di uscire con una comitiva, di avere un uomo, è perché a 60 anni la donna è ancora, se si sa, si può, può fa ancora bene. Sentite a me, non è il fatto che si chiude. Intanto ci sono dei figli che non pretendono. La mamma, invece l'uomo dice che l'uomo lo può fare, ecco la cattiveria dei figli. Perché come questo io ho una femmina, invece vuole che papà, la mamma non ce l'ha più, Marta aiutami a trovare una compagna a mio papà, perché così lui si mette, perché? Perché poi la figlia dice poi devo andare a casa, gli devo andare a fare i servizi, lo devo accudire, invece si mette con una femmina e io non ci vado. Ecco la cattiveria anche dei figli che a me non piace, perché fanno le distinzioni. Se lo fa la donna è vergogna, se lo fa l'uomo non è vergogna. Invece sbagliate, amici miei, qua ci dobbiamo aggiornare, mie care ragazze. Dovete dire, come l'uomo e la donna, se capita un uomo o una donna è la stessa cosa. L'importante che non è che a casa lascia il papà che non sta bene, la mamma se ne va con un altro. No, questo è sbagliato. Ma se la tua mamma è giovane, ha avuto questo problema, falla vivere. Questo è il consiglio che do. Perché appunto io a me mi chiamano, ve l'ho detto, quante donne mi chiamano. Era della Sicilia, una signora della Sicilia. Non la dimenticherò mai questa persona che lei mi disse questa cosa. Disse Marta, io ho questo problema con mia figlia. E questa signora doveva prendere il draghetto, cioè, per andare da un altro posto per vedersi con quest'uomo. E si vedeva una volta ogni 10 giorni, ogni 15 giorni. Figurate che non gli chiesi se era sposato, se chi era, perché poi io sono un tipo molto delicato, non chiedo niente. E mi disse solo sto fa, disse Marta, io ho mia figlia che ho questo problema, puoi fare qualcosa che mia figlia accetta la mia vita e di come la voglio vivere. Ecco, quindi ci sono tanti tanti problemi che voi poi non li potete proprio assumere, perché io al momento in questo lavoro ascoltiamo tante tante persone. Ok? Benissimo, oggi nessuno vuole andare in diretta e lo so io il perché, perché a casa ci sono i mariti. Chi ha i mariti, chi ha i problemi, purtroppo è normalmente. Ma intanto voi che avete dei problemi e mi state guardando, a parte che anche se non vi conservate il numero, questa mia diretta gira sempre, quando mi trovate sempre, perché io quando mi faccio pubblicità solo i miei numeri per Un chiamarmi. saluto a Francesco Di Paola. Un saluto a Francesco Di Paola. Ok, un bacione grande. Saluto a Peppe Biondillo, mio cugino.
Lo so, un bacione a Peppe Biondillo perché io gli mandai la richiesta così se mi voleva vedere pure. Un bacione a te e alla tua bellissima moglie, un bacio grande grande. E allora, come vedete, oggi stiamo parlando di tante cose, io intanto nel frattempo aspetto qualche diretta, non vi preoccupate, tanto sono abituata a stare così a parlare, perché questo è il mio modo di essere, di parlare con le persone, di entrare nel cuore delle persone, diciamo, perché le persone hanno bisogno di sentire delle belle cose. Io lo so, a volte quando faccio un consulto, mi dovete credere, amica mia, mi esce qualcosa di brutto, qualcosa che non vorrei dire, mi fa male il cuore dire che qualcosa non va, perché mi piace dire sempre che va tutto bene, perché sono io portato proprio a non dare cose brutte alle persone, però a volte succede che devo dare anche qualche cosa errata, come in qualche modo. Capita che viene una signora e mi dice: Marta, mi vuoi fare un consulto? Prima vorrei vedere se mio marito cammina sul marciapiede, non sotto al marciapiede, vuol dire se ha qualche compagna ex. Dite a me chi uomo non vede una bella donna e non penserebbe: ma io mi starei una volta con questa donna. Cioè. Io. Allora, voglio dire, mie care amiche, voi se trovate un uomo che non ha messo le corna a una donna una volta nella vita, me lo dovete dire. Tutti gli uomini lo fanno, anzi, e lo sanno pure fare, perché io sto guardando il Grande Fratello, sto morendo dalle risate. Bettarino ha detto, io non dico bugie, ha detto Bettarino che lui ha messo un sacco di corna alla moglie. La moglie una volta ha messo, è stato scoperto. Figuratevi un po', voi mi dovete dire come fanno gli uomini. Gli uomini sono tutti uguali, amici miei, tutti uguali. Ce l'hanno nell'essere. Saluta Maria Alfonsi, Wow, Marta Eder. un bacione Maria Alfonso. Un bacio grande grande, appena è possibile ti vengo a trovare, lo sai, tipo, io mi sono messa a lavorare, sto lavorando, quando c'ho tempo ti vengo a trovare. E allora vi stavo dicendo, gli uomini purtroppo sono inaffidabili, come vedono una bella donna, arrivederci grazie. E cosa gli dovevo dire a quella signora? Quello poi mi disse pure con il suo segno, perché in base ai segni riesco pure a capire come sono fochetti. Allora gli disse: senti, gli disse vicino a lei, il tuo problema sai cos'è? Adesso lui, tuo marito, ti fa mancare qualcosa? No. Stiamo bene e tieni delle carcarici, non guardiamo al passato. E la signora rimase contenta perché dice: Marta, mi piace proprio come sei fatta, perché è inutile che andavo a scavare, perché là si scavava, signora mia, che asceva fuori da quelle carte, a scrivere un sacco di scheletro, un sacco di casini, a vicine casa, a migliore amica sua, che là da fianco, che là da un coppo palazzo, là succedeva un pasticcione enorme, amiche mie. Penso che a volte che uno non se lo neanche immagina, uno dice: ma come? Io ho sentito dei casi che sono state anche sorelle e sorelle che si sono state con gli stessi mariti, perché sono. Saluta Simone Piccoli. Un bacione a Simone Piccoli. Pronto? Senti, io sono in diretta. Stammi a sentire, io sono in diretta però, sto facendo ti chiamo io dopo, va bene? Ah, ok, un bacio, ciao, ciao, ciao. Allora, ringrazio la signora per la diretta, però purtroppo già mi aveva detto che non voleva venire in diretta con la Chiamami a chiamata. Susi di Guida, vuole sapere della Vergine. Benissimo, allora un bacione a Susi della Di Vergine, Guida, sì. di Guida, Vergine, della Vergine. Allora, in generale, se mi dice l'età va bene, se no dico In qualcosa. generale. In generale, va benissimo. Allora, la Vergine. La Vergine è un poco particolare. La Vergine è una persona che si chiude in se stesse se ha un problema. Ha paura anche dell'ombra sua. Lei dice: lo dico, non lo dico, lo faccio, non lo faccio, e questo fatto la porta un po' a bloccarsi e a non avere troppo il modo di aprirsi con Ha le persone. 32 anni. 32. Benissimo. Amica Vergine, devi rischiare. Ogni cosa che fai rischia. Non ti mettere a muciculare, a dire: lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, passa il tempo e non ti trovi niente.
Lo so che le persone non, che ti si avvicinano a te, si avvicinano sempre per qualche scopo. Tu hai un'intelligenza che già riesci a capire che questa persona dice mi vuole fregare, però la vita è fatta così, bisogna rischiare. E nel tuo modo di pensare e di fare, perché la Vergine è portata a essere molto selettiva, fa delle cose seleziona le cose, non fare in modo che questa cosa ti porta a avere problemi. Allora, apriti con le persone, se hai un problema fatti aiutare, però poi sta a te decidere se ti devi avvicinare alla persona che ti sto dicendo oppure allontanarti. Poi se vuoi qualcosa in più mi chiami o privatamente o mi chiami nella diretta e ti dico in più, perché quello che noti in te è questo, cioè il segno della Vergine è fatto in questo modo. Ha paura di rischiare e per questo fatto si tiene sempre un passo indietro. Ok? Se qualcosa ti risulta, dici di sì, se no non fa niente. Un bacione. Benissimo, vediamo chi vuole entrare nella diretta. Non vi mangio se entrate nella diretta, amiche mie. Io sono particolare. Basta dite che siete un'anonima, io non diciamo da dove chiamate. Però sono cose che normalmente, lo so, per la persona che la prima volta che mi vuole parlare con me è sempre un poco più particolare, come avesse paura di parlare, ma non vi dovete mettere paura, perché io sto qua non per giudicare, perché io non giudico niente. Se mi chiamano una donna che sta con un'altra donna, qual è il problema? Mi chiamo un uomo che sta con un altro uomo, qual è il problema? Cioè l'amore è fatto così, potete chiedermi di tutto, non vi fate questi scrupoli, perché basta che esista bene, le persone possono stare insieme. Io a volte vedo delle persone che vivono insieme da anni, dice noi stiamo insieme, qual è il problema? Proprio perché adesso hanno bisogno di una persona di fidarsi, può essere maschio, femmine, può essere di ogni genere. L'importante è che si sta bene e si sta bene con se stessi, perché se uno accetta quella cosa la deve accettare, non la deve mai rimpiangere. Quando le persone a volte dicono ho fatto questo passo e poi sto male perché non volevo farlo. No, amica mia, questo è sbagliato. Non dovete pentirvi dei sbagli che fa ognuno di noi commette degli sbagli nella vita, no? Io lo dico sempre. L'importante è che poi non rimbugina sopra, cioè non dice, oddio, che ho fatto, oddio. No, non lo dovete mai pensare. L'importante è che non siete costretti a fare questo sbaglio, perché ognuno di noi a volte, io vedo queste povere ragazze che vengono da fuori, che le mettono sulle strade, no? Ecco, io cammino con la macchina perché giro e vedo quelle ragazze. Io quelle ragazze che vedo là sopra, io non le condanno. Io le condanno se vengono messe con la forza, però io penso che la ragazza che sta là non sta messa con la forza, perché adesso che ci stanno tutti questi centri, queste cose che le possono aiutare, si possono liberare. Sono loro che piace stare là. Questo ve lo confermo e metto la mano sul fuoco. Perciò quando succede una cosa, quando mi dicono una cosa vicino a me, io me ne ho pentita, ho fatto questo, ho fatto quello, non è vero, sono delle scuse, delle coperture che vi fate, perché dice avete fatto qualcosa e quella cosa vi ha disgustato, quella cosa vi ha fatto del male. Se invece vi vicino a me lo faccio con piacere, l'ho fatto con piacere, l'ho fatto io, nessuno mi ha costretto, sei una persona molto più apprezzata. E così quando un uomo pure che va con un'altra donna, io a volte sento dire l'uomo, no, io l'ho fatto, che capito? Simone Piccioli, se trovo lavoro, ha 29 anni. Simone Piccioli. Piccioli, e che segno è? Piccioli, sì. 29 anni, voglio sapere che segno è. Eh? Ok, allora Simone Picciolo, Piccioli. 29 anni, mi devi dire che segno sei, se no non posso guardare. E vi stavo dicendo, perciò nessuno deve mai pentirsi di quello che fa nella vita, perché quando si sente così poi è sbagliato. Dovete dire io vivo la mia vita, voglio fare quello che voglio e la voglio portare le conseguenze. Ok? Un bacio a tutte le persone che la vivono bene la vita e non mai pentirsi. Mai piangere. Perché quando uno si pente significa non è se stessa. Ha dei problemi, allora ha bisogno di un medico per farsi aiutare, non da me. Perché se a volte mi chiamano persone, ho fatto questo, ho fatto quello, piange, non piange, è inutile che piangi. È una cosa che l'hai fatta, hai iniziato tu, nessuno ti ha trasportato a fare questa situazione e ti prendi anche le conseguenze. Ok? Allora, di che segno è questo ragazzo? Amico mio, signor Piccirillo, come si chiama? Piccioli. Picciolo, no, Piccioli. Piccioli.
Se hai 29 anni, vuoi sapere bene, mi devi dare il segno perché io purtroppo che 29 anni e che vedo? Non vedo niente. Se mi dai il segno, ti posso aiutare. La Vergine non ha risposto a quello che ho Sì, detto. l'ho ringraziato. Ah, è andato tutto bene? Ha detto va bene. Ecco fatto. Vabbè, grazie. Allora, ma si considera il costo della chiamata. Non costa niente. Giuseppe Polizio, non costa niente la chiamata. Giuseppe Polizio, puoi chiamare subito? Non è l'899-166? Puoi chiamarmi in questo momento. Io ti do la risposta che vuoi di quella domanda che mi devi fare. Non paghi niente, è un telefonino, vedi? Questa è una diretta, è un telefonino. Digiti il numero e vieni subito in diretta, va bene? È normale, voi dite questo perché. Altre trasmissioni che vedi, ma non stiamo su satellitare, sulla Sky, non stiamo da queste televisione, purtroppo si paga, ecco per quale motivo io non ci sto là in televisione, La perché nostra se TV è stata creata per dare il gratis. la nostra TV in questo momento che voi mi state guardando è data proprio per fare gratis, entriamo nei vostri telefonini, nei vostri computer, in questa app proprio e non pagate niente, ci guardate, ci chiamate e vi diamo un servizio pulito. Tranquillo, e nel suo stesso momento voi avete la risposta, non dovete stare in attesa come tanti anni fa che si chiamava. Saluti a Luigi Cozzolino. Saluti a Luigi Cozzolino, un bacio a Luigi Cozzolino. Parecchi uomaetti mi stanno guardando oggi, eh? E quello oggi, come sa. Di cortesia, ciao Marta, mi dici bilancio 22 anni. Bilancia, 22 22 anni, vuoi sapere un poco della bilancia? Allora, sei una bilancina, bilancia 22 anni. E allora, ecco, a questa età la bilancina è un poco confusa, è un poco a chi va là. Vuole fare tante cose, vuole andare avanti e indietro, vuol dire faccio questo, hai aperto tante cose. Io il consiglio che ti do, a 22 anni c'hai più energia, c'hai più fuore, riesci a fare più di una cosa, però. Datti un modo di pensare, dove vuoi portare la tua mente? Vai su un solo, sola parte, non avere tante cose aperte, perché la bilancia ha questo modo di fare. È capace anche di tenere fare due lavori nello stesso momento e li fa bene. Però nello stesso, la scuola, il lavoro, capisci? Perché sei un ragazzino, penso, è un ragazzo, no? O una ragazza? Ragazzi. Un ragazzo. Allora tu hai, sei un fiume di idee, hai un fiume di idee nella tua testa. Vai a scuola e pensi di fare questo, vuoi fare quello, vuoi fare quello. No, calmati, metti giù, dai un freno a mano e vai su una sola strada. Arrivi al termine, sbatti la testa e poi torni indietro. Non aprire due porte perché poi avrai una brutta cosa. Si chiudono le porte e rimani fuori. Questo è il consiglio che ti do. Perché la bilancina ha sempre le por due porte aperte, però poi all'improvviso si chiudono insieme. Perciò io il consiglio che do sempre di arrivare in fondo e poi di iniziare a fare un altro percorso. Ok? Un bacione. Allora, invece Simone Piccioli è Sì. del segno del toro. Toro. Bilancia, spero che gli ho detto qualcosa e ascolta i miei consigli. Il toro 29 anni, il toro 29 anni. Allora, vediamo un poco, il toro invece ha iniziato una cosa, questa cosa l'ha iniziata per gioco. Pronto? Sì? Sì, ti mando in diretta, aspetta un attimo, eh? Pronto? Pronto? Sì, da dove chiami? Pronto? 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 Sì, dimmi. Che segno Pronto? sei? Pronto? Pronto? Mi senti? Sì, ti sento, mi Ah, senti? sì, adesso sì. Allora, che segno Però sei? Ariete, però non riesco a vedere tutto, un solo telefonino. Non ho capito. Con un solo telefonino devo guardare tutte e Va bene, non ti preoccupare. Allora, che segno sei, Ariete? due. Ariete. Benissimo. Tanto dopo viene registrato, te lo puoi sentire, va bene? Ah, va bene, ok. Allora, Ariete, su che cosa?
Il lavoro, Benissimo. maggiormente proprio il lavoro. Benissimo. Quanti anni hai? 57, uno. 57. Ok, tu vuoi sapere se riuscirà questa intenzione, hai qualcosa in mente, vuoi sapere se andrà a porto? Non ho capito, scusa. Allora, tu adesso vuoi sapere da me se il lavoro lo prenderai? Se inizi a lavorare? Sì, perché ho proprio bisogno, molti problemi. Non ti Se non preoccupare. lavoro è un disastro. Lo so, vediamo un poco, dai, se mi esce Ok. qualcosa di buono. Ma adesso tu stai lavorando. Niente, Si è vero. bloccato, niente. Purtroppo il tuo campo, mettilo fuori e devi iniziare a trovare qualcosa che non sia il tuo campo di lavoro. Se aspetti di rimetterti a lavorare sul campo di lavoro tuo, di quello che facevi prima, per adesso è fermo. Allora dovresti andare a cercare un altro tipo di lavoro. Un'altra cosa proprio. Sì, perché quello che tu hai fatto fino adesso è fermo, Non va. capisci? E allora dovresti Sì. trovare qualcuno che ti dia una mano e dici io voglio fare qualsiasi cosa, basta che mi fate lavorare, perché tu in questo caso ti sei bloccato su quel tuo lavoro e pensavi di riuscire a rimetterti No, su. io ho fatto un po' di tutto, anche cose nuove, però poco e si fermano, Lo poco e so. si fermano e rimangono sempre così. Vabbè, ma quella è la crisi, però in questo caso adesso tu devi dire, io adesso devo iniziare a andare su un'altra soluzione. L'importante è che trovo un lavoro, capito? Lo devono sapere anche gli altri. Chi conosce deve sapere che tu stai cercando qualsiasi cosa. Va bene? Va bene. Non ti preoccupare, sei una persona molto che... Allora, ti dico solo questo, ti sei fatto volere molto bene. E le persone che se ti aiutano proprio perché sei una persona affidabile. Sì, questo è vero. Qualcuno ha tentato di aiutarmi, qualcuno mi ha aiutato, però al momento Lo so, non e è beh, ma non che... è colpa delle persone. Dico io, No. ci sono delle persone, a volte cercano qualcosa per farsi aiutare, però se hanno fatto un mal modo di il loro cammino, invece tu sei stata una persona reale, ti sei fatto degli amici e parecchie persone ti vogliono aiutare, stanno cercando il modo di aiutarti. Questo è bello, no? Perché ci sei saputo fare nella vita. Va bene? Sì, ok. Grazie, un bacio. Ringrazio, poi ci sentiremo. Va bene, da dove stai chiamando tu? Da Napoli. Ah, che bello, Napoli va forte con me. Un bacione, ciao. Un bacione anche a te, ciao, Ciao, ciao. ciao. Allora, invece Luigi Cozzolino, Sì. 33 anni, segno dei gemelli. Aspetta, io stavo parlando prima del toro, e non si lasciano le persone così. Mio caro Doretto, subito penso a te, non ti preoccupare, io sono fatta così, vedi, ci tengo a essere precisa. Stavamo parlando prima del toro e poi mi dai l'altro. Allora, allora, stavo dicendo, tu del toro, in questo momento hai un progetto, qualcosa che stavi pensando devi fare, e questa cosa, se tu la sai mantenere a galla, capisci? Non la butti giù o dici, non, facciamo un'altra cosa, la mantieni sul tuo livello, questa cosa che tu hai intenzione di fare ti porterà bei soldini, bei guadagni. Vedo questo, vedo che questa cosa che tu stai pensando, già stai facendo, ti porterà alla grande, perché tu sei un tipo, vai piano piano, sei come una tartaruga. Allora, la tartaruga è così, è un toro, è una persona molto intelligente, molto significativo, prima di fare una cosa ci pensa e poi avrai i risultati. Perciò continua ad andare come la tartaruga, aspetta che i risultati sono buoni, ok? Poi avevi detto... Allora, abbiamo detto Luigi Cozzolino, 33 anni, segno dei gemelli. Allora, gemelli, 33. Allora, il gemellino, allora, 33 anni, mio caro gemellino, voi siete nati fortunati, già proprio quando nascete avete già un'intelligenza massima, talmente che avete una doppia intelligenza degli altri, che a volte questa vostra intelligenza la fate scoppiare, perché voi, i gemelli lo sappiamo, hanno come avessero due mente. Allora, voi avete due mente, iniziate qualcosa e riuscite anche a portare avanti due percorsi, perché a questo, e poi arrivate a un certo punto,
sbattete tutto all'aria, perdete tutto quello che avete fatto, perché ci mettete troppe energie dentro a quella cosa e non avete la forza di aspettare. Vedete, il contrario del toro, che il toro va come la tartaruga. Invece voi andate a 100 gradi, volete subito la soluzione, sballate subito. Anche come lo fate nei rapporti d'amore, lo fate anche sul lavoro. E come vi stancate, volete sempre cose nuove. Invece non è il momento adesso, perché lo sapete, adesso abbiamo un poco di crisi. Allora, se avete qualcosa tra le mani, non ve lo fate scappare. E tenete un poco la lingua a freno, che significa non parlate troppo, non fate sapere troppi fatti vostri, perché le persone si avvicinano a voi solo per questo, per capire le cose vostre e poi buttarle all'aria. Per la troppa intelligenza che avete se ne approfittano, ok? Un bacione. Poi, se vuoi qualcosa in più, mi chiami come fanno tante persone e ti do qualche consiglio. Ti dico solo questo: hai un cuore grande perché i gemelli hanno tanto amore dentro, tanto amore, però persone vicino a voi se ne approfittano perché dice a chi sto fesso, tengo fatto, mo ci faccio tutto quello che voglio. Si pensano loro. Pensano loro, ma voi, essendo che siete gemellini, avete una doppia personalità. Fate fare, però vi sapete anche prendere le vostre rivincite. Ok? Un bacio. Se qualcosa che ho detto fa parte di te, basta che dici sì o no. Per me va benissimo. Oggi abbiamo avuto un sacco di maschietti e mi fa piacere perché vedete, io sono una persona che. Salutiamo Abbiamo finito? Ah. sulla tua pagina i 6.358 persone. Dai, veramente, in questo momento mi stanno tutti ascoltando. Sì, da fuori sito. Benissimo. Io ringrazio tutte queste persone che veramente mi mandano messaggini, tante cose, è molto Susi bello. di Guida, ciao Marta, mi puoi dire il segno di mia mamma Bilancia a 60 anni? Susi Guida, Di Guida. di Guida, Bilancia, 60 anni. 60 60 anni, la mamma, giusto? Brava, un bacio, la mamma su pizzicore. E tu ami molto tua mamma, questa è la cosa più bella. Questa tua mamma, allora ti posso dire solo questo, tua mamma ha dato troppo, dato troppo, troppo, troppo. Sta passando un brutto momento come lei si sentirebbe a Dio, dato e nessuno mi riesce a capire in questo momento. Stagli un poco vicino, sta un momento giù. Proprio sta passando dei brutti momentini, ecco, un po' di salute, perché io non voglio parlare della salute, però la vedo un po' cacciaccatella. Però fammi questo favore, stagli vicino, fagli capire delle cose che deve fare, perché si è messo in testa che non vuole fare degli esami, delle cose, non lo so, ci sono dei problemi, ci stanno dei problemi proprio che tua mamma in questo momento sta causando. Ok? Si è ingrippato il cervello di tua mamma. La bilancia è così, quando si ingrippa su una cosa è così. Lei per lei o così o non si fa niente. Allora, tu che sei una persona che adesso gli stai accanto, se lei oggi dice di no, aspetta domani a fargli capire che sta sbagliando. Perché i gemellini sono un poco duri di capire quando sbagliano. Ci devono arrivare da solo. Ok? Intanto lei in questo momento non lo vuole capire. Può darsi che domani la vedi in un altro modo, ma mo sta un poco storta. Ok? Ciao tesoro, ciao ciao. Giovanna, Giovanni, Giuseppina, Corsacchiello, Valentino, io che nome questo? Mamma. Mio, vergine 27 Vergine 27, ma è un Giovanni, insomma. Come hai detto? Giovanna. Giovanna. Ok, Giovanna Vergine 27. Allora, mia cara amica che mi stai guardando in questo momento, non ti sento molto tranquilla in questo momento proprio come sei. Aspettavi una risposta e non ti è arrivata. E stai un poco agitata. Te l'avevano pure detto qualcuno vicino a te, non l'ascoltare, tu aspettavi, non ti fidare di questa persona, in questo momento stai un poco in crisi. Perché se è il tipo, lo sappiamo, la Vergine è un tipo che vuole tutte le cose sue, o è bianco o è nero. E in questo momento questa cosa ti sta portando al manicomio. È un po' che è colpa tua, perché hai dato fiducia. Però piano piano si metterà a posto. Non te la prendere, sei giovane, puoi sempre rimediare.
L'unica cosa ti dico, non ti fidare. La prossima volta ascolta chi ti dà un consiglio. Ok, vediamo un po' se ci sta qualcun altro. Anzi, oggi vi devo ringraziare perché per me ogni giorno che faccio la diretta è una novità. O si lavora più con i segni, o si fa la cartomanzia, o arriva una cosa. È molto bello, a me mi fa piacere che tante persone di voi mi ascoltano. Io Allora, ripeto e lo dico. ricordiamo che domani la diretta causa partito del Napoli verrà spostata a serata. Ecco, proviamo anche di sera, domani sera, va bene? Che io dico già un orario più o meno. Causa la partita del Napoli che mangiando secondo. Allora, cari amici miei, noi domani a quest'ora fa la partita alle 5? No, alle 3. Alle 3 finisce? Alle 5, beh, ce la facciamo per le 5 e mezza allora, giusto? Va bene, ce la possiamo fare. Domani la giornata per indossicarci. Allora, miei cari miei, che mi stanno dicendo dalla regia che domani c'è il Napoli. Ecco, perché qua a casa mia, quando vedono il Napoli, ci sta una guerra, li faccio io. Ma che il giocatore si pigliano i soldi e vivono su caldo. Poi guardate che c'è guerra, avete capito? Stavamo vedendo più o meno gli orari, ma no, penso che per le 5:30 ce la facciamo, perché anzi, poi io vi metto un poco su di morale, no? Lui era convinto che era più tardi, ce la possiamo fare. Possiamo salutare. Allora, amici miei, io oggi finisco un poco prima perché vi parlo chiaro, io Abbiamo sto. iniziato anche E abbiamo, a parte che abbiamo iniziato prima, è stata sempre un'oretta perché abbiamo, dobbiamo prima. Ah, lavorare. fai prima Andrea Putignani, a Giuseppe, 30 anni, Scorpio, l'ultimo. Giuseppe, 30 anni, Scorpio, 30 Scorpione. l'ultimo. Allora, mi stanno dicendo le zie, devo parlare solo di voi perché dobbiamo lavorare dopo nello studio. Allora, amico mio dello Scorpione. Stai un poco incasinato con il cuore. Con il cuore che significa? Lo sappiamo benissimo che gli scorpioncini, gli amori a stappo fa. Ah, avete sempre amori stappo, amori per i figli, amori per la donna, amori per. Vi fate un casino con gli amori e ti trovi in un momento particolare che devi prendere una decisione. Ti do un consiglio perché tu sei il tipo che non torna indietro. Se fai uno sbaglio non chiedi scusa, non dici ho sbagliato. E allora, prima di arrivare a questo punto, cerca di capire di non arrivarci. Perché tu non ti dici io non vado a chiedere scusa, però l'altra persona che è vicina a te poi soffre. Non facciamo soffrire persone. Cerca di controllarti e di tornare in te, perché sei una persona speciale, però in questo momento ti trovi un poco incasinato. Ok? Un bacione. Poi, se vuoi sapere di più, il mio numero, mi chiami il mio numero privato e cerchiamo di capire questo tuo momento particolare, che te lo sei causato tu, perché gli scorpioni sono proprio fatti così, stanno sempre in dei casini e in dei problemi. Ok? Un bacione. Allora, salutiamo. Allora, miei cari amici, io vi ringrazio per la visita che mi avete fatto sul mio sito, perché ne siete tanti. Continuate sempre a seguirmi, io continuerò sempre a darvi consigli. Domani alla stessa ora, 5:30, alle 6:20 ci sarò perché a me piace farvi compagnia e poi la domenica ci saranno altre persone che girano sul mio sito. Ok? Un bacio, a domani. Searching, don't know what I'm believing, bright light outside. Oh, there are the clouds in me.
as I crawl outside, and I'm still alive. I wake, there's walls, no limits and hall gates. Don't know what I'm searching, don't know what I'm living bright. Lie outside. Shoulders, rain on my shoulders.